Dai, vieni fuori, forza. È timido, fategli un applauso, forza, un applauso di incoraggiamento, vedete che esce. Aspetta, ma come no? Perché fai no con la mano? Dai, sappiamo che ci sei, forza, il pubblico è qui per te, dai, vuoi uscire? No, e poi no, non esco. Dai, Juan, per favore, non farmi fare pessime figure, per favore, qui aspettano tutti te. Non esco. E io ti faccio uscire lo stesso. Dovrai usare la violenza. Scommettiamo? Nessuna violenza, ci mancherebbe altro, conosco un metodo infallibile, guarda cosa qui, eh? Lo vedete? Sapete cosa sono questi? I cremini, esatto. Chi è? Ma i cremini? Maria di Bonessa. Intanto potresti essere educato, per favore, salutare tutti questi amici che sono venuti qua oggi sì. Te. Forza, un applauso per Juan, forza che così magari esce. Grazie. Facciamo in fretta, Facciamo in fretta, come stai sempre in fretta? Sei appena arrivato? Sì, ma i cremini si accorgono. No, mio caro, allora, adesso ti calmi. Ti prometto che questi sono tuoi, però prima noi dobbiamo parlare. No, io non parlo, sono arrabbiatissimissimissimi. Addirittura? Ma come? Perché? Non sei contento di essere qui? Guarda, guardare dietro. Se ti mettessero in una valigia insieme a Five, schiacciato come una sardina. E poi quando ti tirano fuori devi fare anche il simpatico. Ma scusa, Juan, non te lo dicono dove si va, cosa si fa? No, a noi proposti non ci dicono mai niente. Noi dobbiamo fare quello che decidono questi pessimi qua sotto. E quel cicciottone lì seduto che mi fa parlare, nessuno mi dice mai niente. La situazione sta sfuggendo di mano. E dove va? Di solito stanno ferma. Come? Chi? La stazione, l'hai detto tu? La stazione ci sfugge. Sei un po' confuso, eh? Sono i treni che sfuggono, le stazioni stanno ferme. Sei in ritardo per il treno? Io l'ho detto di fare in fretta. Dai, i cremini, dove sono? Ridiamo i cremini, anche me li mangio e poi tu vai in stazione. No, io sto diventando matto. Sì, sei già sulla buona strada. No, basta, adesso basta, smettila di fare così e parliamo sul serio. Dov'è? Chi? Il serio. Ancora, no, fermi tutti, adesso voglio sapere perché eri arrabbiato. E poi cos'è questa storia che non ti dicono mai niente? Ma è la verità vera. Tu pensa che mi avevano promesso di conoscere Cecilia. Cecilia? E chi è Cecilia? A me lo dici, io non lo so. Mi hanno tirato fuori dalla valigia e mi sono ritrovato a Palermo. Di Cecilia nemmeno l'ombra. Niente! No, Juan, ho capito. Allora, Palermo è in Sicilia. Sicilia, no, non Cecilia. Eri andato a Palermo. Qui vicino siamo al Gardacon di Montichiari. Cosa capita a stare in una valigia? Non si capisce niente di quello che ti dicono. Comunque io sono sempre arrabbiato. Ma no, non devi. Montichiari è una località bellissima, con tanti amici. E poi il Gardacon è una bellissima manifestazione e sono tutti contenti di conoscerti. Ah, sì? E allora dov'è il pessimo? Il pessimo? E chi sarebbe? Io non faccio fatica a seguire. Ma discorso! Io non mi muovo di qui finché non mi dite perché quel pessimo di Piolo non mi ha invitato. Già, comodo lui. Piolo, tu vuoi dire Paolo Bonolis? Purtroppo non c'è, magari fosse qui con noi. Ci fareste divertire con qualche vecchio sketch di Bim Bum Bam. Non c'è. Non è potuto venire il signorino. Gna 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 gna. Troppo pigro per scomodarsi. Ha mandato te. Sai che roba? Ma come? Ma cosa dici? Sì. Io lo so bene che lui ha preferito rimanere nel suo castello. Eppure non è lontano. Anzi, pessimo di un pessimo. È rimasto nel lusso. Ma quale castello? Di che parli? Guarda che so tutto. È un complotto. Ma io lo so che qui c'è il castello di Bonolis. A Montichiari c'è il castello di Bonolis. Li ho sentiti parlare quando ero dritto alla valigia. Ma non finisce qui, eh? Aspetta che lo dico a Brandolin. E anche te passi un guaio. Ti faccio mangiare la caciotta petecchia. Juan, ti sei sbagliato. A Montichiari non c'è il castello di Bonolis. Un castello c'è, ma non è quello di Bonolis. Lo vedi? C'è! Il castello è di Bonolis, con la R, quella che io ho moscia, che non sei. C'è un castello moscio? Lo vedi cosa succede a stare dritto alle valigie? Che pena. Poverino io. No, dai, Juan, non fate così. No.
Prendi i cremini, forza, prendi i cremini, dai. Era ora! Tutta questa manfrina per un po'. Guardate cosa mi tocca fare. Ecco, grazie. Adesso vai in stazione e mi scappa il treno. Non doveva andare così, scusa. Ah no, dai, si scherza. Lo so benissimo che siamo andata con... ci sono tanti amici. Ciao, Anine! Ciao, Anini! Vi voglio tanto benissimissimissimo! Facciamo un applauso a Wanda, Pietro, al gruppo 80! Niente!